Tragedia nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Modena-Sassuolo. Giacomo Olivieri, 24enne di Casinalbo, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava aiutando un altro automobilista. Mercoledì sera al Teatro Astoria i candidati sindaco di Fiorano, Biagini, Giovanardi e Manfredini si confronteranno sui temi sociosanitari. Buoni spesa per donne vittime di violenza. La nuova iniziativa benefica di un gruppo di volontarie fioranesi a favore del centro antiviolenza distrettuale Tina. Il Lions Club Sassuolo negli ultimi mesi ha raccolto oltre 1000 occhiali usati da negozi del territorio. Ora saranno distribuiti in tutto il mondo grazie ad un progetto internazionale dei Lions. Caracol Sassuolo perde in esterna contro Toscana Gardenarno. Ora è in salita la corsa per la promozione in Serie 3. Cambiare per migliorare? Tu puoi farlo! L'8 e il 9 giugno a Maranello vota Barbara Goldoni sindaco. Se voti per me, voti per te! Buonasera. Tragedia nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Modena-Sassuolo all'altezza dello svincolo di Baggiovara. Il 24enne di Casinalbo Giacomo Olivieri ha perso la vita dopo essere stato investito mentre stava aiutando un altro automobilista che nel tentativo di evitare un istrice aveva sbandato finendo contro un guardrail. Il 24enne stava pulendo la strada dai detriti quando è sopraggiunta un'altra vettura che lo ha travolto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma purtroppo per il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a luglio, non c'è stato nulla da fare. Nella settimana che porta al voto, questo mercoledì alle 20:30 al Teatro Astoria di Fiorano, si terrà un nuovo dibattito pubblico tra i candidati sindaco di Fiorano. L'incontro avrà come temi centrali la non autosufficienza, la disabilità e gli anziani. Saranno presenti Marco Biagini, candidato della coalizione di centrosinistra, Mario Giovanardi, candidato del Movimento 5 Stelle e Giuseppe Manfredini, candidato della coalizione di centrodestra. Assente invece Luigi Montermini, candidato della lista civica Fiorano Futura. A moderare l'incontro sarà il presidente dell'associazione Sostegno Demenze, Tonino Rovatti. E continuiamo a parlare di politica spostandoci a Sassuolo e andando a conoscere meglio il candidato sindaco Cristiano Gugliucci, sostenuto dalla lista civica per Sassuolo, programma Rilancio. In servizio. Una campagna elettorale che ormai giunge al termine, vi chiedo innanzitutto com'è andata e quali sono i temi principali che avete posto all'attenzione della cittadinanza. Sono molto contento della campagna elettorale che abbiamo fatto. Noi siamo partiti 2 anni fa costituendo una lista civica per Sassuolo, programma Rilancio. Attraverso le visite ai cittadini di Sassuolo e i confronti siamo riusciti a mettere giù un bellissimo programma con tantissime criticità da poter valutare, insomma cercare di risolvere. Chiaramente nel nostro programma ci sono tantissimi temi, è vasto perché abbiamo comunque il sociale, la sanità, la sicurezza, i rifiuti, gli aiuti ai giovani, ai ragazzi con incentivi con nuove start-up, abbiamo il coinvolgimento degli anziani, quelli attivi, abbiamo fatto tantissime manifestazioni con disabili, con persone comunque che hanno difficoltà. E direi sì che i punti focali li abbiamo valutati e studiati tutti e siamo pronti. Quali sono invece le principali criticità che avete raccolto e dove pensate di
poter fare meglio rispetto a questi ultimi 5 anni di amministrazione? Criticità che ci hanno coinvolto un pochino di più sono quelle, ad esempio, l'aiuto alle famiglie, ancora famiglie che non hanno un alloggio sicuro, che si trovano in difficoltà economica, quindi abbiamo studiato degli ottimi interventi, i giovani che devono trovare più spazio a Sassuolo, non devono scappare ma devono rimanere a Sassuolo e devono essere coinvolti attraverso organizzazioni di manifestazioni, inserimento al lavoro con la partecipazione degli imprenditori, la riqualificazione ambientale è un altro di quei punti fondamentali sui quali mi batto da tantissimo, perché comunque abbiamo tante situazioni di fabbricati fatiscenti da recuperare, da migliorare, il turismo. Sassuolo è una bella città e deve tornare a rivivere i bei momenti passati, quindi non possiamo perdere altri 5 anni, ma dobbiamo darci da fare tutti. Poi anche di altri argomenti importanti, abbiamo adesso studiato anche con altri comuni che già lo stanno progettando, alternative, insomma, per il discorso del green, di energie alternative. Abbiamo deciso di sederci a un tavolo con ERA, se ne avremo la possibilità, per cercare di risolvere la situazione rifiuti, raccolta differenziata, che secondo noi è stata programmata e studiata male. E questi un po' i più importanti. Siete reduci dal confronto nell'auditorio Umbertoli, uno dei temi più caldi è stato sicuramente quello della viabilità e del commercio. Quali sono le vostre proposte in merito? Ecco, io qui mi sento forte perché non ho sentito dire, ma sono entrato in tutte le attività di Sassuolo centro e periferia e ho cercato un confronto con i nostri commercianti, con soprattutto le piccole botteghe, e la situazione è difficile. E qui purtroppo è un tema che dobbiamo affrontare con tantissima urgenza, perché non si può stare fermi, immobili, e vedere che tantissime attività chiudono. Il centro deve essere attrezzato di parcheggi idonei e la gente deve poter arrivare, accedere al centro, perché comunque la vita sociale è lì, ma non solo, noi abbiamo studiato anche tante situazioni che si possono migliorare per ciò che riguarda le botteghe, i negozi in periferia, i mercati è un altro tema importante sul quale intervenire. Abbiamo tante idee, tanti progetti, abbiamo incontrato i responsabili dei mercati, ci siamo seduti, abbiamo cercato di capire quali soluzioni poter apportare e ne abbiamo trovate, insomma. Un gruppo di volontari fioranesi mercoledì scorso ha donato 1.500 euro in buoni spesa al centro antiviolenza distrettuale Tina. I fondi sono stati raccolti grazie alla vendita di coperte realizzate a ferri ed uncinetto di servizio. Dopo aver donato 10.000 euro per finanziare corsi di guida per donne vittime di violenza, il gruppo di volontarie fioranesi già ideatrici di Rosso Vivo si è lanciato in una nuova iniziativa a favore del centro antiviolenza distrettuale Tina, raccogliendo altri fondi. Il progetto si chiama Coperte, che sarebbero delle coperte che noi mettiamo insieme con 48 quadrati fatti da varie donne, sia i ferri che l'uncinetto, e le vendiamo praticamente sempre per tirare su dei soldi per il centro Tina. Questa volta invece di pagare le patenti di guida offriamo questi buoni regalo da 25 euro l'uno, e stasera abbiamo consegnato i primi 60, quindi 1.500 euro, perché abbiamo già venduto delle coperte, quindi abbiamo già fatto questa donazione, così soprattutto le possono già usare e noi ce li tiriamo via da casa, insomma, perché poi sono tanti, sono 60 buoni da 25 euro. Il progetto nasce dopo Rosso Vivo, nasce perché abbiamo comunque voglia di far qualcosa per questo centro distrettuale antiviolenza e quindi ci siamo messi in opera per fare un progetto nuovo. Le coperte verranno messe per terra il 23 di novembre qua in piazza Ciro Menotti a Fiorano e poi verranno vendute e il ricavato naturalmente andrà sempre al centro Tina. È stata la prima donazione stasera che abbiamo fatto e speriamo di farne delle altre, anzi di sicuro, perché intanto abbiamo già messo insieme tante coperte, quindi dopo, quando le venderemo, sicuramente avremo un buon risultato. Tante coperte e anche tante volontarie, no? Sì, siamo una ventina, ci troviamo il mercoledì sera qua al Caffè Astoria, tutti i mercoledì sera lavoriamo, mettiamo insieme le coperte, insegniamo a chi vuole imparare, e quindi siamo sempre qua, tutti i mercoledì, è più di un anno che siamo sempre qua. Volevo far vedere una coperta e col suo nome proprio, ogni coperta quando è assemblata
viene battezzata con il nome di una donna tirata a caso, tirata a sorte. Quindi ognuno di voi, quando comprerà la coperta, il nome sarà coperto e nessuno saprà, se non dopo averla comprata, che nome ha la sua coperta. I primi 60 buoni spesa da 25 euro donati dalle volontarie permetteranno a donne che si rivolgono al centro antiviolenza e ai loro figli di beneficiare di beni di prima necessità. Ormai questo è il secondo anno che stiamo portando avanti dei progetti insieme e probabilmente si è sviluppata ancora di più una sensibilità e una relazione tra tutte queste donne che lavorano tutto l'anno per questo evento e il centro antiviolenza Atena. Questa volta abbiamo pensato di dirigere, individuare dei buoni spesa per permettere alle donne che si rivolgono al centro e ai loro figli di beneficiare di beni di prima necessità, indumenti, testi scolastici, soprattutto in una fase molto delicata, quella di uscita dalla violenza. Il Lions Club Sassuolo negli ultimi mesi ha raccolto oltre 1000 occhiali usati in 15 negozi ottici di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello e Castellarano, occhiali che saranno poi distribuiti in tutto il mondo. Scopriamo di più nelle interviste. Si completa verso la fine della stagione e quindi dell'anno leonistico anche una bellissima iniziativa che anche quest'anno ha portato i suoi frutti, quella della raccolta degli occhiali usati. Sì, quest'anno abbiamo raggiunto praticamente una grande famiglia di 5 comuni, tutti gli ottici fanno parte della nostra organizzazione, quindi basta adesso fare il giro ogni 2 mesi e tutti si sentono impegnati a darci una quota di occhiali usati da poi dare alla nostra organizzazione centrale di Torino, che penserà poi a distribuirli in tutto il mondo praticamente. Superati i 1000 paia di occhiali? Sì, senz'altro. Quest'anno saremo a 1200, l'anno scorso ce n'avevamo di più, però siccome un mese fa abbiamo chiuso i pacchi, ne abbiamo già 100-200 che serviranno per l'anno prossimo, per la nostra, sempre la nostra organizzazione. È un service che va al di là del territorio anche allargato che avete coinvolto, perché va a livello internazionale. Sì, questo senz'altro, infatti è un'organizzazione, quella della raccolta degli occhiali, che è praticamente adesso è a livello mondiale. Il service è internazionale, calcolate che al mondo ci sono 20 centri di riciclo degli occhiali usati, uno dei 3 europei è quello italiano. I Lions italiani tutti insieme collaborano e come il Club di Sassuolo, che è un esempio per tutta la realtà territoriale italiana, arrivano gli occhiali al centro di Chivasso, dove gli occhiali vengono sanati, qualificati e organizzati affinché possano raggiungere tutti i colori i quali ne hanno bisogno. Questo avviene sia nel mondo, pensate che noi abbiamo aperto da poco una banca degli occhiali in Burkina Faso, stiamo per aprirne una in Kenya nel mese di ottobre, abbiamo appena inviato degli occhiali in Venezuela dove c'è tantissimo bisogno e ne abbiamo mandati 3000 per darvi un'idea, quindi un club come quello di Sassuolo aiuta una nazione come il Venezuela a livello numerico, quindi assolutamente da prendere ad esempio. Calcolate che poi il nostro progetto ha altri 2 importanti realtà, quella nazionale legata alle scuole e quella nazionale legata alle persone bisognose. Da quest'anno, grazie al progetto Italia, tutti i bisognosi che non possono permettersi un paio di occhiali ricevono, qualora Lions di competenza ne faccia richiesta, un paio di occhiali nuovi a titolo gratuito. E invece tutte le scuole italiane di ottica studiano su materiale che viene fornito dai Lions italiani. Il Club di Sassuolo questa sera consegnerà tantissime lenti sulle quali studieranno i ragazzi delle scuole di ottica italiane, che sono ben 62.
Quanti se ne raccolgono in un anno mediamente a livello nazionale? Siamo a circa 400.000 unità. Calcolate che un club come questo, che praticamente collabora per oltre un migliaio di occhiali, è un club che è esempio effettivamente per tutto il territorio. E questo è il successo di un club che è presente su 5 comuni, che fa rete e quindi riesce a creare attenzione su una cosa a cui noi non diamo poi molto peso, perché all'occhiale non si dà peso, si lascia lì, si abbandona, e invece ha una seconda vita e serve a tantissime persone. Questa è la cosa bella del centro occhiali, perché noi in 21 anni abbiamo messo sul viso di 2 milioni di persone un paio di occhiali che altrimenti sarebbe finito nella spazzatura. Quindi anche il discorso del non solo del riciclo ma della circolarità, che è una cosa importantissima. Quindi grazie al Club di Sassuolo e grazie a voi per porre questa attenzione a Lions International. Ed ora la nostra pagina sportiva. Doccia fredda per Chiara col Sassuolo. Sabato i sassolesi hanno iniziato la terza fase dei playoff promozione perdendo in esterna al tie break la gara con Toscana Garden Arno. Ora i sassolesi devono sperare che la formazione toscana non vinca domani la partita sul campo di Ancona, per poi giocarsi il tutto per tutto sabato al Palapaganelli nel match con i marchigiani, che chiuderà il girone a 3. Nel fine settimana si è conclusa la sesta edizione del Memorial Simone Girotti, manifestazione di calcio giovanile dedicata alla categoria juniores, disputatasi al centro sportivo Ferrari di Fiorano con l'organizzazione del Magreta. Al primo posto si è piazzato il Fiorano, che in finale ha superato il Pavullo ai calci di rigore. Terzo posto per il Real Formigine e quarto per la Vianese. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna lunedì prossimo. A domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata.